Hai capito quanto sei impegnata, mamma Cubo, ieri? Guarda qui quante come è stata brava! Ben sei cubettini! Bella ragazzi, io sono Martex e vi do il bentornati su questo video su mattutino assieme a questo background favoloso. Oggi, con un pizzico di fortuna, riusciremo a beccare ben due movement diversi. Uno che riguarda il cubo dorato ed un altro il cubo viola a cala credente. Non lo chiamo Kevin quest'oggi, raga, perché alla fine non si tratta del cubo Kevin, è qualcosa di più malvagio secondo me. Quelli che vedete sono solamente una brutta copia dell'originale. E secondo voi, raga, qual è il vero cubo Kevin? Abbiamo seguito un sacco di cose ieri in live, 7 ore e 30 assieme a voi. Il cubo dorato si è spostato da questa zona, ha smesso di caricare quello viola. Ovviamente lui si è dato da fare, o lei si è dato da fare, ragazzi, come volete ben vederla. Ma quanto si è spostato? No! No, vabbè, raga, è proprio a nord di Parco Pacifico. L'altro giorno era proprio lì su quella sardina e ora si trova dalla parte opposta. Lo ridico in questo video, mi raccomando, non mancate alle live che si terranno intorno al 30 settembre, perché questo cubetto raggiungerà Foschi Fumaioli e lì ce ne saranno delle belle, ragazzi. Non si sa che cosa potrà accadere, in realtà sì, in parte, ma madò, che sorpresona. Non vedo l'ora di vedere Foschi Fumaioli in aria. L'unica cosa che mi preoccupa quest'oggi sono i vari movement, perché molte volte quest'ultimi purtroppo vengono skippati. Che cosa significa che vengono skippati, raga? Significa che il movimento del cubo c'è, ma purtroppo non si vede in live e quindi l'animazione non esiste. Capita molte volte che rimaniamo lì ad aspettare il suo flip. In realtà c'è già stato, ma noi non abbiamo visto nulla, quindi dobbiamo rientrare in una partita diversa e trovarlo poi spostato. GG, raga. Ieri sera intorno alle 9:30 la situazione era così come state vedendo da quest'immagine. E credo proprio che senza guardarla si siano spostati già un bel po', raga. Fatto è che io questi qui non li riesco a beccare mai, raga. Non hanno un timing preciso per i loro flip, quindi eseguono dei movimenti totalmente a caso. Oppure potrebbero avere dei timing precisi, ma non li conosco. I cubetti di cala credente continuano a bruciare terra. Esattamente, perché come potete già ben vedere dalla mappetta in alto a destra, guardate la corruzione del terreno, quanto si sta espandendo. Loro ovviamente camminano, ragazzi, camminano un sacco, seguono tutti quanti la mamma. Vediamo se quello si è spostato. No, è sempre lui, è sempre lui, ragazzi, è il capobranco, è praticamente quello che va in avanscoperta e poi tutti gli altri lo seguono a ruota. Ma vi rendete conto quanto stia cambiando la mappa giorno per giorno, ragazzi? Ma che dico, ora per ora, minuto per minuto. Ma entro fine stagione ritroveremo tutta la mappa color arancione, ditemi. Sapete qual è la cosa bella? È che adesso stiamo aspettando il flip del cubo dorato qui a Parco Pacifico, ma nel momento in cui flipperà, precisamente 4 minuti dopo, flipperà anche quello di cala credente. E facciamo un saluto speciale a tutti quei cinghiali. Che cosa caspiterina sta accadendo? Perché c'è un esercito di cinghiali alla destra del cubo. Io sono qui, cubo, sono qui che ti aspetto. Regalaci questa clippozza, dai. A few moments later. Ma dove vai? Ma perché sta virando di nuovo verso Parco Pacifico? Ma perché? Precisi, raga, muoviamoci, andiamo verso cala credente perché si sposta anche mamma Kevinuccia. Che dite? 2 su 2? Ce la faremo? A mio parere è un po' troppo difficile, non sono mai così tanto fortunato. Fatemi vedere qui com'è la situation. Vi dico se flippo o no, in live ovviamente. Beh, dai, potrebbe, perché no? Skip or flip, dai, regalaci questo flip delle 4:57 del mattino. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. L'ha skippato, raga. L'ha skippato. Non so perché sto cubo sia così tanto timido. Più tardi comunque lo troverete qui, anche perché tra 8 ore dovrebbe eseguire un altro flip. Quindi vuol dire che questo qui sta tardando un pochettino troppo quest'oggi. Ragazzi, andiamo a guardare lo shop giornaliero. Vediamo che cosa hanno droppato, preparatevi. Come sempre, codigo Martex è la tienda di Fortnite per sostenere al meglio questi video mattutini e tutte le live bozze. Ragazzi miei, mamma mia, allacciate le cinture perché si parte, si vola dalla Russia con furore. Aspetta, aspetta. Dobbiamo attivare per qualche secondino l'audio copyrightato su tutte queste emote. Quindi sì, si va. Intanto difensore dei boschi è tornato. Ma che fine ha fatto, raga?
Ma c'è ancora lì a rapide, devo controllare. Bill umano, anche lui. Sì, Brat, ovviamente, perché è stata presentata proprio con lui l'emote di oggi. In caso di shoppatella tattica di questi emote, voglio un'invasione su Instagram. Ragazzi, taggatemi tutti, Martex TV. Andiamo dalla Russia con furore 500 V-Bucks. Ditemi se la conoscete. E soprattutto, vi piacerà? Hey! Forse uno dei migliori balletti e traccia musicale importata da TikTok. Raga, ma questa è davvero una traccia vecchissima, altro che TikTok. Che bel ballettino, eh? Guardalo, guardalo, guardalo. Addirittura. Va bene, va bene, va bene. Allora, sotto abbiamo già visto Brat, Synapsy, Sapientona, Seduto a Shaolin, che mi piace tantissimo. Super succosa, emote della stagione 7, 200 V-Bucks. Rianimato. Vedi che cominciano a ridropparle le cose di Halloween. Brava Epic. Dai, madò. Amo questo periodo. E poi c'è lei. Bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti, complimenti. Standardo a manetta. Qui ovviamente il bundle di Venom. Mi avete chiesto in tanti fin quando rimarrà. Ragazzi, io considererei almeno una decina di giorni con questo bundle piazzato qui. Quindi sì, ci starà per un bel po'. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscriveggiatevi al canalozzo. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!